il prossimo video che vedrai è un allenamento HTT offerto da Magnetic Days. Il coach Massimiliano Sellini te lo spiegherà pedalando insieme a te, ma naturalmente questo è un tipo di allenamento che potresti fare in totale autonomia utilizzando il tuo Jarvis, uno strumento con delle caratteristiche decisamente uniche. Ah, ricorda che pur facendoti divertire, questo è uno strumento che ti allenerà come nessun altro. Jarvis è acquistabile o noleggiabile, con rate fino a 50 euro. Come? Beh, è semplice. Visita il nostro portale www.magneticdays.com oppure manda una mail a info@magneticdays.com. O terzo, mandaci un messaggio al 342-6578-967. Ciao, ciao a tutti, ben trovati, ben ritrovati. Sesto allenamento, train with the coach Massimiliano Sellini, coach Magnetic Days. Meglio di così, dai, non mi poteva andare, non a voi, a me, ci mancherebbe altro. Allora, che cosa stiamo facendo, dove stiamo andando, cosa abbiamo fatto finora? Tanta roba, questo è il sesto allenamento, già abbiamo accumulato esperienza con gli allenamenti precedenti, abbiamo avuto modo di conoscere sicuramente meglio in maniera un po' più approfondita il nostro Jarvis, il nostro strumento che ci consente comunque di fare quello che stiamo facendo. Abbiamo capito che tipo di differenze ci sono, ma magari anche oggi andremo a dare dei piccoli spunti di riflessione per capire anche che differenze c'è, che differenze passano tra il nostro la nostra macchina infernale, come adoro chiamarla, il nostro Jarvis, e gli altri, parliamo diciamo così. Allora, andiamo a vedere il grafico delle intensità, così capiamo meglio come ci andremo ad allenare oggi. Come potete vedere, insomma, un grafico delle intensità abbastanza frastagliato oggi, ecco, chiamiamolo così. Allora, andiamo ad identificare subito alcuni punti. Il primo blocco, la prima parte, insomma, sarà ovviamente una fase di riscaldamento, come siamo ovviamente abituati a fare. Dopodiché andremo a costruire delle progressioni che in funzione delle differenze che abbiamo avuto modo di comprendere magari nelle volte precedenti, le andiamo a ripassare un pochino. Allora, abbiamo detto che il grafico verde è quello relativo alla potenza espressa sui pedali, abbiamo detto che il grafico di colore blu, quindi quello subito al di sotto di quello verde, è il grafico relativo al numero di RPM, quindi la velocità della nostra pedalata, e in basso il grafico di colore viola è quello relativo ai newton, quindi la forza applicata sui nostri pedali. Sappiamo perfettamente che in fisica la potenza è forza per velocità, quindi qui abbiamo tutti i parametri che ci servono per capire un po' quei picchi di potenza da cosa verranno generati, perché non vengono generati sempre dalla stessa dagli stessi componenti. Allora, andiamo a vedere un po' qui, ad esempio, a prescindere dal primo picco, che è quello relativo al riscaldamento, andiamo a vedere subito il secondo picco che andremo a gestire in che modo? Variando la forza applicata ai nostri pedali. Come potete vedere, il numero di RPM, quindi il grafico blu, resterà costante, resterà stabile, e quello che aumenterà invece sarà solo ed esclusivamente la forza. Andiamo a vedere il picco successivo, la progressione successiva, sarà l'esatto contrario, come potete notare. Avremo una potenza che cresce, ma quello che andrà a variare in questo caso sarà la velocità, quindi la frequenza di pedalata, il numero di RPM che tenderà a salire e la forza che resterà praticamente stabile. Quindi, come potete vedere, ogni picco di intensità, è vero, magari può avere lo stesso punto d'arrivo per quanto riguarda la potenza, ma sicuramente ci arriviamo sempre con modalità diverse, e badate bene, solo il Jarvis ci può dare una opportunità del genere. Io direi questo: siccome i picchi di intensità oggi sono veramente veramente tanti, li andremo a commentare e li andremo a gestire
in corso d'opera. Oggi facciamo così, tanto ormai insomma abbiamo ben compreso i punti salienti che dobbiamo identificare durante l'allenamento, richiameremo il grafico dell'intensità, quindi questo grafico anche più avanti durante le fasi di recupero, proprio per vedere dove siamo e dove stiamo andando. Quindi togliamo il grafico dell'intensità e che dire, come vi spiego sempre, come vi dico sempre, mi raccomando, se avete l'opportunità fateci anche sapere come ci stiamo allenando, dateci dei vostri feedback. Perché? Perché i feedback sono importanti, sono interessanti, ma non perché dobbiamo sentirci dire necessariamente che siamo belli alti e con gli occhi azzurri, perché non è così assolutamente. Quindi anche quando le cose magari vanno meno bene, oppure quando avete bisogno di avere delle informazioni relative all'allenamento che vi stiamo proponendo, piuttosto avere anche informazioni su quello che magari potrebbe essere utile fare come attività da fare insieme agli allenamenti che stiamo gestendo. Immagino attività magari di forza o attività legate alla propriocezione, o perché no, l'allenamento che magari andiamo a svolgere nel fine settimana insieme ai nostri amici. Cerchiamo di stabilire un bel contatto, quindi fateci queste domande, perché per noi è utile il confronto, ed è la cosa più bella poi alla fine confrontarci e sapere come stanno andando realmente le cose. Allora io direi di partire con l'allenamento, quindi condividiamo lo schermo dell'allenamento di oggi. Così partiamo. Allora, vi dico sempre, per tutti coloro che non hanno il Jarvis e che quindi si allenano o con una bicicletta stazionaria, quindi una spin bike, piuttosto che su altri rulli, altri smart trainer, se non avete programmato, se non li avete programmati, ovviamente fate sempre attenzione alle frequenze di pedalata, fate sempre attenzione al countdown, in modo tale da avere sempre un punto di riferimento sufficientemente vicino alla proposta allenante che vi sto facendo. Allora, per tutti i possessori di Jarvis, mano pronta sul tasto start, in modo tale da partire orientativamente tutti quanti insieme, e allora il nostro countdown, 3, 2, 1, via, partiamo proprio da qui. Partiamo da qui per questo ennesimo allenamento che ci dà l'opportunità di mettere in pratica un po' tutto quello che abbiamo fatto finora e andare avanti. Per noi l'allenamento, immaginate l'allenamento come una serie di mattoncini, una serie di mattoncini che andiamo a sistemare per bene. Andiamo a sistemare dei mattoncini che magari ci consentono di creare una base aerobica, che magari facciamo e abbiamo fatto prima di questi allenamenti, una base aerobica che ci consente poi alla fine di crescere, mettere più carne sul fuoco, no? Come si suol dire. Bene, come sempre andiamo a osservare i numeri che scorrono davanti a noi. Allora, partiamo dal riquadro centrale, quello con i numeri bianchi, countdown in alto del tempo che resta per questo primo settore. I settori dell'allenamento li leggiamo sempre in basso a sinistra, e come potete vedere qui ci stiamo riscaldando. Secondo numero, dall'alto verso il basso, il 40%. Il 40% è l'FTP, la percentuale di FTP, Functional Threshold Power, quindi la nostra potenza di soglia funzionale, quindi soggettiva per ognuno di noi, e per quanto mi riguarda è appunto 100 watt, quindi io ho 250 watt in questo periodo di FTP e il 40% è appunto 100 watt, il numero che leggete lì di fianco. In basso, libere, sono le RPM, quindi RPM libere proprio perché ci stiamo riscaldando. Pochi secondi e andiamo nel prossimo step. Eccoci qua, 2 minuti,
la percentuale di FTP cresce al 55%, continuo a riscaldarmi, quindi il numero di RPM sempre libere. Step successivo, riquadro con i numeri di colore arancio, quello a destra, quindi prossimo step, andremo a costruire quella progressione che abbiamo visto prima nel grafico delle intensità. A differenza del riquadro bianco, lì osserviamo due parametri nuovi diversi. Quel 18.5 è relativo ai newton, quindi la forza, che servirà a me per andare a costruire quella progressione. Quindi partiremo da quel 70% di FTP e andremo su verso l'alto. A che velocità? A 90 RPM, perché in basso c'è scritto il numero 90. Cominciamo come sempre a controllare per bene la respirazione, farla diventare parte integrante del nostro allenamento, non in modo casuale. Oggi percorso movimentato, tante variazioni, tante cose che andremo a gestire. Sicuramente il nostro allenamento non ci fa annoiare, mai. È sempre diverso, diverse situazioni, frequenze di pedalata diverse, cambiamo la velocità, cambiamo la forza. Abbiamo tutti quelli che sono gli ingredienti dell'allenamento. Allora entriamo nella nostra progressione di riscaldamento, lo leggiamo in basso a sinistra. 90 RPM, io mi adeguo, i numeri a sinistra di colore verde che leggete è quello che sto facendo io, quindi sono i miei numeri. La durata totale dell'allenamento da quando siamo partiti, la mia percentuale di FTP attuale, la mia potenza istantanea attuale, i newton, numero di RPM e in basso la frequenza del mio cuore. Frequenza di pedalata stabile. E forza, quindi newton, in continua ascesa. Lenta, inesorabile, ascesa. Il Jarvis è programmato per muoversi con dei piccoli incrementi di forza magnetica, che in questo caso producono un incremento di wattaggio, però stiamo agendo solo ed esclusivamente sotto il punto di vista della forza, non quello della velocità. Ancora un minuto per terminare questa progressione di riscaldamento. È una bella attivazione, una bella sensazione. Ultimi 20 secondi.
il Jarvis che si muove in maniera delicata, quasi impercettibile. Bene, andiamo a recuperare. Quando, come in questo caso, gli incrementi di forza non sono a step, a gradoni, a scatti, chiamiamoli come volete, ma progressivi, beh, lì si capisce perfettamente la bontà del prodotto, della nostra macchina infernale, che genera la bontà del nostro allenamento. Eh sì, la progressività del carico, uno dei principi cardine di qualsiasi allenamento sportivo. Non solo la progressività vista come intensità del carico allenamento dopo allenamento, ma anche la progressività all'interno della stessa sessione allenante. Una nuova progressione, questa volta una progressione che ci porta oltre la soglia, quindi oltre il 100% di FTP. Le gambe hanno avuto l'opportunità di recuperare, anche il cuore era sceso un pochino, e da qui, nuova progressione. Questa volta ce ne andiamo oltre la soglia. Sempre un po' più su. Ormai che siamo già ben caldi, anche la posizione del corpo, della colonna vertebrale, degli arti superiori, assumono comunque una posizione sicuramente migliore sulla nostra bici. Stiamo sfiorando il nostro 100% di FTP per andare anche oltre, tra qualche metro. Eccolo qui. Ultimi 20 secondi. Ultimi metri, meno 5, 3, 2, 1, perfetto. 60 secondi di recupero, frequenza di pedalata libera. Ovviamente parliamo di recuperi parziali, non sono dei recuperi totali. Come sempre, vi ricordo, acqua, asciugamano, e una fonte di aria nuova, aria fresca, che ci consenta di ossigenarci nel modo migliore. Non tralasciamo mai nulla. Fondamentali, tutti e tre gli elementi, acqua, asciugamano, aria, per poterci allenare nel modo migliore. Ultimi metri, ultimi secondi e poi una nuova progressione. Il cuore ha avuto modo di scendere un po', le gambe hanno vascolarizzato, hanno recuperato. Qui, occhio, progressione di solo ritmo, quindi diminuisco la frequenza di pedalata. Ovviamente per chi non ha la possibilità di pedalare sul Jarvis, mi raccomando, azionate ovviamente la resistenza, perché quello lo dovete fare manualmente in questo frangente.
progressione di solo ritmo, siamo partiti a 78 RPM e pian piano andremo a crescere. In 3 minuti tempo per crescere ne abbiamo. Ora siamo a 82 RPM. Ancora più 2, quindi 84 RPM. Badate bene, anche quel numero di RPM, io do queste indicazioni per chi non possiede il Jarvis, ma per tutti coloro che stanno pedalando l'allenamento programmato sulla nostra macchina infernale, beh, sicuramente avranno delle RPM diverse. Perché? Perché quando noi facciamo il test, quel test ci rilascia due parametri, la nostra FTP e le RPM naturali. Beh, il Jarvis è programmato appunto con delle percentuali che riguardano anche quelle RPM naturali, quindi un offset che ci consente di lavorare tutti nello stesso modo, anche se abbiamo RPM naturali diverse uno dall'altro. 90 RPM, qui il gioco si fa duro. Controlla la respirazione, elimina tensioni dalla parte superiore del corpo. Ancora un minuto, dai. ~95% di FTP attuali. ~30 secondi. Allez. Siamo a 96 RPM. Sempre la stessa forza, vedete, i Newton sono rimasti sempre a 24.5. Quello che abbiamo aumentato questa volta è stata la velocità. Velocità intesa come numero di RPM. Ok, 90 secondi di recupero. Ah, stupendo. Ottime sensazioni che arrivano. Gambe, cuore, respirazione. Sono passati poco più di 15 minuti e già siamo entrati veramente nel vivo dell'allenamento. Vedete come riusciamo ad ottimizzare i tempi per ritrovarci poi al termine di un'ora media di allenamento sul Jarvis, dove ci sentiamo effettivamente allenati, la percezione è proprio quella. Allenamenti di sintesi, dove nulla viene lasciato mai al caso. Tra 30 secondi ripartiamo. Ennesima progressione, tutte quelle punte, quei picchi di intensità, di potenza che vedevamo andare verso l'alto nel grafico dell'intensità, beh, li stiamo portando avanti. Pochi metri ancora di recupero, vascolarizzo, bevo, mi asciugo. Bene, progressione di sola forza, quindi qui numero di RPM stabili, costanti, quelle indicate dal nostro allenamento sono 90,
quindi io mi adeguo alle 90 RPM scritte al centro, e quello che incrementerà stavolta sarà solo ed esclusivamente il numero di Newton, solo ed esclusivamente la forza magnetica del nostro Jarvis. Cinque minuti da ora. RPM stabili e forza che cresce. Provate un po' ad immaginare cosa accade all'interno dei vostri muscoli. Una richiesta di forza maggiore, pedalata dopo pedalata, in maniera estremamente progressiva. Le nostre fibre muscolari sono richiamate all'ordine dal nostro cervello in maniera estremamente progressiva, lenta, graduale, le richiama all'appello, una alla volta, sempre di più. Attività cardiaca che tornerà a salire, chiaro, ovvio. Dobbiamo ossigenare via via un numero di soldatini in più che sono lì pronti, pronti a lavorare, pronti a dare il loro contributo. Quei soldatini sono quelle fibre muscolari, una ad una. Voglio focalizzare l'attenzione su quel lavoro in maniera specifica, perché non è roba da poco. Spesso e volentieri noi ci muoviamo, eseguiamo dei lavori fisici, ma non ci rendiamo conto di cosa sta avvenendo nel nostro organismo. Guardate i Newton come continuano a salire, mentre la richiesta di velocità è sempre la stessa. Il cuore via via si adatta, cresce. Una sensazione stupenda. Questa è la progressione perfetta, perfetta. Ancora più precisa rispetto a quella della velocità, del numero di RPM, perché qui non dobbiamo incrementare la velocità, ma è il Jarvis che provvede ad aumentare la forza. Novanta secondi per terminare questa progressione. Siamo quasi al 100% di FTP. Ecco, ora ho raggiunto il 100% di FTP, i miei 250 watt circa. Ultimi 60 secondi, nell'ultimo minuto, a sforare, ad andare oltre quel 100%. Fantastico.
ultimi 20 secondi. Ultimi 10. 5, 3, 2, 1. Bene, 2 minuti nostri, 2 minuti per recuperare. Il primo grande recupero è quando siamo partiti. Beh, 2 minuti cominciano ad essere sicuramente tanta roba. Lascio che l'affanno si riduca progressivamente, poi dopo mi dedicherò all'acqua, all'asciugamano. Grande, grande lavoro. Andiamo a vedere un po' il grafico delle intensità, vediamo a che punto siamo. Abbiamo fatto talmente tante di quelle progressioni, beh, ne abbiamo ancora una, partenza dal 55% di FTP per andare di nuovo verso l'alto. Se non vado errato, abbiamo costruito l'ultima grande progressione, vedete ci sono le prime tre più piccine, di cui la prima è quella di riscaldamento. Beh, noi abbiamo eseguito quella più lunga, quella da 5 minuti, siamo andati oltre soglia a carico della forza e adesso sono rimaste le ultime due, quelle più piccine, quelle due punte più piccole. Cosa avviene in quei frangenti? Che l'intensità che andiamo a raggiungere è orientativamente sempre la stessa rispetto a prima. Punto percentuale in più, punto percentuale in meno relativo all'FTP, ma quello che cambia sono le tempistiche con il quale andiamo a lavorare. Partiamo da qui. 80 RPM, guardate come cresce rapidamente il numero di RPM. Rapidamente, abbiamo 90 secondi per esprimerci. Bene. Ritrovo le 90 RPM, le mie 90 RPM, e per il tempo necessario continuo ad intensificare il mio lavoro. Guardate un po' in basso a sinistra, progressione ideale. Cosa significa ideale? Che sto utilizzando le mie RPM naturali. Le mie 90 RPM naturali che vengono identificate dal test che periodicamente facciamo eseguire a tutti gli atleti che si allenano con noi. Ancora 40 secondi. Vedete, prima abbiamo impiegato 90 secondi, adesso invece le tempistiche sono estremamente ridotte. 30 secondi ancora. Ultimi 15, 10, 5, 3, 2, 1, olè, 60 secondi di recupero parziale. Andiamo ad eseguire ancora una progressione. Ancora una progressione, come la precedente. Ancora una volta con tempistiche estremamente ridotte. Quello che ci deve interessare adesso è questo recupero parziale. Respira, porta più in basso che puoi la tua attività cardiaca. Ultimi 5 secondi di recupero.
e poi partiamo con quell'ultima progressione, breve ma intensa. Da qui. Raggiungo ancora una volta le mie RPM naturali, ideali. Ovviamente la resistenza deve crescere, progressivamente, esattamente come prima. Ormai parlare di questi allenamenti, delle modalità con le quali ci stiamo allenando, mi dispiace se a volte rischio di dare delle cose per scontato, ma purtroppo la facilità con la quale chi si allena con il Jarvis è abituato ad affrontare mi tiene lontano a volte dalle spiegazioni relative agli incrementi di resistenza, agli incrementi di forza, che su una spin bike o su un altro rullo libero magari siamo costretti a gestire manualmente. Qui di manuale c'è ben poco. La macchina infernale si adatta non come vuole lei, ma si adatta alle tue specifiche esigenze. Ultimi 10 secondi di progressione. Ultimi 5, 3, 2, 1. Ole. Ancora 60 secondi. RPM libere. Bene. Andiamo a vedere un po' cosa accade nel grafico delle intensità. Abbiamo poco tempo e quindi dobbiamo osservarlo velocemente. Grafico delle intensità, dove possiamo notare che quelle progressioni sono terminate, ormai sono dietro di noi. Vediamo il grafico delle intensità. Eccolo che arriva. Ottimo. Vi dicevo, le progressioni sono ormai dietro di noi, arriviamo in quei due settori dove eseguiremo quelle ripetute, brevi ma intense. Andremo a costruire la nostra base al medio e da lì partiremo. Bene, pronti a modificare, Ritorniamo sui numeri del nostro allenamento. Bene, per 2 minuti. Vedete in basso a sinistra medio naturale, quindi cerco per 2 minuti il mio fondo medio in modo naturale. 85% della mia FTP. Aspetto che gli arti inferiori si adattino, aspetto che il cuore si adatti. E poi guardate un po' a destra quello che sarà il prossimo step. Per 30 secondi ce ne andremo questa volta con un gradino al 100% di FTP. Lo manterremo per quella manciata di secondi e poi ritorneremo di nuovo qui dove siamo ora. Fondo medio naturale, RPM libere che scegli in maniera completamente autonoma. Io continuo a mantenermi intorno a quelle 90 perché lo reputo, il mio organismo lo reputa il miglior compromesso tra la forza espressa sui pedali e l'agilità che mi consente di vascolarizzare i miei muscoli. Ancora 30 secondi qui e poi pronti a partire, pronti a decollare. Fantastico. 15 secondi ancora. Ultimi 10, pronti a modificare il nostro lavoro per 30 secondi. Bene, da qui, via. Ale, ale, ale. 100% di FTP. Ancora 20 secondi. Meno 15.
meno 10, meno 5, 3, 2, 1. Torno per 2 minuti all'85% dove ero prima, a ricostruire il mio fondo medio. Fantastico, direi. Controlla la respirazione. Se ne hai la necessità, bevi, asciugati. Ormai siamo talmente allenati che queste condizioni riusciamo a farle anche all'85% di FTP. Fantastico, direi. Ultimi 30 secondi al medio e poi andiamo a ricostruire quella ripetuta che abbiamo già eseguito prima. Tra 15 secondi partiamo. Me la voglio ricordare. Richiamo la memoria alle percezioni di prima e mi attivo nuovamente. 3, 2, 1, Ale, parto da qui. Stavolta non incremento la frequenza di pedalata, mi voglio mantenere le mie 90, lascio fare al Jarvis quell'incremento di forza. 15 secondi ancora, 100% di FTP, i miei 250 watt. Ottimo, grande lavoro, ancora un piccolo recupero di 60 secondi. Pensate un po' alla particolarità della nostra macchina infernale chiamata Jarvis. Abbiamo eseguito quelle ripetute naturali, c'era scritto, naturali perché? Perché nel momento in cui il Jarvis sa perfettamente, il software che lo va a pilotare, sa perfettamente qual è il nostro numero di RPM naturali, conosce perfettamente il nostro 100% di FTP, beh, da quel momento in poi noi possiamo anche discostarci da quel numero di RPM, ma lui farà in modo e maniera di erogare sempre una forza riparametrata al numero di RPM che stiamo gestendo. Quindi noi avremo garantiti quella percentuale di FTP. Bene, torniamo ad eseguire qualcosa di analogo a prima. Cambiano i tempi in cui ci troviamo al fondo medio, cambiano le tempistiche con le quali andremo ad eseguire quelle ripetute. L'ho detto, oggi il nostro allenamento è molto, molto frastagliato, molto vario. Pochi metri, andiamo ad eseguire la prima ripetuta. Da qui, ancora RPM libere e per 20 secondi sto al 100% di FTP. Jarvis si adatta, si adegua. Il mio cuore risponde. Bene, per 40 secondi torno all'85%, a ricostruire il medio, un medio naturale. Adesso quella prossima,
quella prossima ripetuta che vedo sulla mia destra, quei 20 secondi al 100%, anziché eseguirli a 90 RPM, li eseguirò ad un numero di RPM più alti, più elevati. Bene, da qui. Grande, grande. Guardate come aumento la frequenza di pedalata e diminuiscono i newton. Ovvio, si sta adattando. Si sta adattando alle mie esigenze. Rallento di nuovo. 40 secondi al medio. Adesso vi farò vedere l'esatto contrario. I prossimi 20 secondi, quella ripetuta, la pedalerò a 80 RPM, a questa frequenza di pedalata. Quindi diminuirà la velocità rispetto alla mia naturale e il Jarvis aumenterà la forza magnetica. Aumenterà i newton. Che strumento, ragazzi. Tanta, tanta roba. Da qui io mi mantengo a 80, eh. Bene, 100% di FTP, guardate i newton dove arrivano, a superare i 30, superare i 30 newton per garantirmi sempre quel benedetto 100% di FTP, perché lui è programmato per darmi in questo settore quell'intensità. La macchina è infernale, sì, è lui. Ancora una volta, la nostra base al medio. Respiro, do l'opportunità al cuore di scendere qualche battito. Guardo a destra ancora, 20 secondi la mia ripetuta, stavolta supero le 90 RPM. Bene, da qui, ale, ale, ale. I newton ovviamente sono inferiori, ovviamente. Lui mi garantisce sempre quel 100% di FTP. Aumenta la velocità, diminuisce la forza. Chiaro come l'aria, come l'acqua. Ottimo, di nuovo. Medio naturale per 40 secondi. Provate ad immaginare i miei muscoli come si stanno allenando, in maniera ancora più precisa che non essere in strada. Lavoro di sintesi, lavoro di qualità, ottimizzazione del tempo. Ancora 10 secondi e ripartiamo ancora una volta. Stavolta mantengo le mie 90 RPM, guardate i newton. Grande. Ancora una manciata di pedalate. Ottimo lavoro, raga. Bene, 2 minuti di recupero. Recupero vero. Che roba, che roba. Fantastica, direi. Fantastica. Andiamo ad osservare il grafico dell'intensità, vediamo a che punto siamo arrivati. Eccolo qui, il nostro grafico. Abbiamo terminato il secondo settore dedicato a quelle ripetute, quelle brevi, quelle ravvicinate tra loro. Adesso stiamo facendo questo recupero da 2 minuti e poi l'ultimo blocco prima del rientro e del defaticamento finale. Bene, ritmi ideali, qui il Jarvis non fa nient'altro che spaziare nel modo ideale, perfetto, in funzione di quelli che sono i nostri valori ideali e quindi, ve li ripeto, il nostro 100% di FTP e le nostre RPM naturali che derivano da test che sistematicamente facciamo fare e somministriamo
agli atleti che seguiamo, ai ciclisti che seguiamo. Il nostro bel Jarvis, la nostra bella macchina infernale, si andrà ad adattare in maniera stupenda. Anche in questo caso lavoreremo a volte a carico della frequenza di pedalata, a volte a carico della forza. Bevo e mi asciugo. Vai ragazzi, è l'ultima fatica, eh? L'ultima fatica. Via, da qui. Allora, in basso a sinistra c'è scritto quello che stiamo facendo. A carico RPM, quindi ritmi naturali a carico dell'RPM, quindi a carico della frequenza di pedalata. Un offset di meno 15 rispetto alle mie. Quindi dalle mie 90... siamo a 75. Mi adeguo, mi adatto. Ovviamente io durante queste dirette ho tante cose da valutare, oltre al fatto di parlare, devo essere concentrato e quindi non riesco a garantirmi il controllo sempre perfetto, certosino, delle mie RPM. 10 secondi ancora qui. ...85% della mia FTP a carico RPM. Adesso 80 RPM. Meno 10 rispetto alle mie. Sono al 90% della mia FTP. ...15 secondi ancora per chiudere questo step, ma non mollare, eh? Ci sarà il prossimo. Resta lì, connesso, sotto botta. Boh, 100 RPM, via, vai a velocizzare. Tanta roba, ultimi 10 secondi, 110% di FTP. Ultimi 5, 4, 3, 2, 1, boh. Torno a 75, da dove siamo partiti prima. Rallento, mi adeguo. A ritrovare l'85% della mia FTP. Respira, controlla, non lasciare nulla al caso. Ultimi 15 secondi, per poi incrementare ancora una volta il numero di RPM. Tra 5, 3, 2, 1... Ok, 5 RPM in più, 80 questa volta. Tanta roba. ...20 secondi ancora e andiamo ancora una volta a velocizzare.
cambiando in maniera drastica e repentina la frequenza di pedalata. Tra 5, 3, 2, 1, ali, via, di nuovo, più 20 RPM, tanta roba, eh? Ali. Via così, mantienila. Ali. Di nuovo, è l'ultima sequenza, 75 RPM, a ripartire dal basso. Tanta roba, eh? Le gambe si fanno sentire, eh? Mantienila lì, concentrato, non mollarla. Pronto a gestire qualche RPM in più. Ci sei già passato, su questo percorso, quindi sai cosa fare. Olè, 80 RPM. Ovviamente ve lo ripeto, io do le indicazioni delle RPM solo per tutti quelli che non hanno il Jarvis, ma chi lo ha avrà dei numeri diversi con molta probabilità, se non ha le mie stesse 90 RPM naturali. Ultimo lavoro, ultimo impegno. Tienila di testa. Bon, via. A gestire gli ultimi 30 secondi intensi, impegnativi. A superare il 100% di FTP. Ultimi 15 secondi, 10, meno 5, 3, 2, 1, ole, 2 minuti di relax, fantastico ragazzi, fantastico, recupera perfettamente. Controllo del respiro, riporta il cuore giù. Tanta roba. Quando l'affanno svanisce, ti dedichi all'asciugamanino, all'acqua. Ma attendi sempre qualche decina di secondi, fai in modo che il cuore scenda, che quella sensazione di forte affanno nel respiro via via svanisca, fidati. Non siamo dei pesci, non abbiamo un bisogno così impellente di acqua. Tranquillizza la respirazione. Modifica la qualità di quegli atti respiratori. Quando te lo puoi permettere, ti asciughi e bevi. Come sempre, un allenamento
di qualità, ma non perché ve lo proponga io, non è neanche falsa modestia, fidatevi. L'allenamento di qualità, perché sto parlando del Jarvis, l'allenamento di qualità, sì, è lui che una volta programmato gestisce tutto, non si può scappare, ma ripeto, lo gestisce in maniera saggia, in maniera perfetta rispetto alle nostre specifiche esigenze, vada bene, individuali, perché ognuno di noi fa dei test in maniera completamente autonoma e quindi il software, il Jarvis, si adatterà di conseguenza in base ai vostri valori. Questa è la particolarità del nostro strumento, la particolarità di gestire allenamenti individualizzati, perfettamente individualizzati, la capacità di scindere perfettamente quelli che sono i due fattori che regolano la nostra potenza, quindi la forza intesa come Newton, applicati sui nostri pedali durante le nostre belle pedalate, e la velocità, quindi il numero di RPM. Questo vuol dire allenarsi in maniera certosina, davvero precisa. Come sempre, stiamo eseguendo una piccola progressione che dopo quei 2 minuti di recupero ci riporti al fondo medio. Non lasciamo il cuore andare giù come vuole, lo riaccompagniamo al medio e poi in maniera perfetta lo riportiamo giù. Lo adagiamo di nuovo su un bel prato verde, fresco. Siamo ritornati al 75% di FTP, ultimi metri, e poi regressione di forza fino a casa, da questo momento in poi. Defaticamento, ma ripeto, un defaticamento accompagnato, calibrato, con una sua bella logica, sempre gestito come siamo abituati a fare. Nell'allenamento, qualsiasi allenamento sportivo, l'atleta, il ciclista nel nostro caso, si deve sentire accompagnato, seguito, non deve mai avere dei dubbi, perché nel momento in cui si generano questi dubbi, non riusciamo più ad esprimerci bene, la forza non è più la stessa, la concentrazione non è più la stessa, è come essere in un oceano senza una rotta, senza una bussola, senza punti di riferimento. Quella bussola, quei punti di riferimento li troviamo invece in questi parametri, in questi numeri, che non sono buttati lì a caso, ma che ci accompagnano in ogni istante di quest'ora che ci dedichiamo, ogni istante. L'importante è seguire il numero di RPM proposte e il Jarvis, come un fedele coach, si adatterà alle nostre esigenze. Come potete vedere, chiuderemo l'allenamento con circa 60 minuti. In questi 60 minuti sappiamo di averci messo dentro tanta, tanta, tanta roba. Veramente. Aver dato l'opportunità alla nostra macchina uomo di allenarsi, esprimersi nel modo perfetto. E poi arriverà il banco di prova, il fine settimana. Il fine settimana che ci vede in compagnia dei nostri fedeli amici, dei nostri gruppi, gruppi di appartenenza, gruppi ciclistici. Ed è lì che ci divertiamo, è lì che osserviamo gli altri, è lì che ci fanno delle domande, è lì che diamo delle risposte sul numero di allenamenti che facciamo. Non fate i furbi, non dite ai vostri amici no, ma io non mi alleno mai, esco soltanto nel fine settimana.
poi cresce il nasino, fate attenzione, anzi al contrario, andiamone fieri dell'allenamento che eseguiamo sul Jarvis. Sto migliorando grazie al Jarvis, ebbene sì, la meritocrazia, il saper dare a Cesare quel che è di Cesare, beh, penso sia opportuno, ma soprattutto ci rende dei ciclisti diversi, ciclisti 2.0, ciclisti che vanno avanti grazie alla tecnologia, che riescono ad allenarsi nonostante le tempistiche delle nostre giornate sempre più strette, sempre più piene di cose da fare. Nonostante tutto, riusciamo in quest'ora insieme a trovare un allenamento di qualità che ci garantisce perfezione. E beh, allora io ne parlo ai miei amici, glielo dico con chi mi alleno durante la settimana. Mi alleno con tutti voi, mi alleno grazie al nostro Jarvis e poi nel fine settimana mi diverto. Fantastico, ultimo minuto, poco meno, di defaticamento, cuore che ha ritrovato la sua tranquillità, la sua condizione di tranquillità. La percentuale di FTP è ritornata al 40%, ritrovo i miei 100 watt che mi accompagnano in questi ultimi 30 secondi. Fantastico, è sempre un piacere, un onore essere qui. Sapere che ci sono altri ciclisti dall'altra parte del monitor, dall'altra parte del device, che osservano, che magari prendono spunto da alcune cose dette e che poi mettono in pratica e si sentono magari diversi, più allenati. Bene, termino l'allenamento, rallento le mie pedivelle, rallento la velocità degli arti inferiori. Come sempre ricordo a tutti i possessori di Jarvis di salvare l'allenamento corrente, salvarlo, sempre opportuno farlo, opportuno per avere uno storico. Eccolo qua, salviamo l'allenamento nella nostra bella cartella. Bene, e allora a me non mi resta che salutarvi, non mi resta che rimandarvi al prossimo allenamento con Train with the Coach Massimiliano Sellini. Come sempre vi invito a entrare, a farci visita nel nostro sito internet e vedere, osservare, perché poi l'altra cosa bella è che non stiamo mai fermi, ci sono sempre novità su novità, ma non vi voglio dire nulla, andate nel sito e osservate quello che abbiamo creato in questi anni, e se vi incuriosisce la cosa, beh, non dovete fare altro che contattarci, d'accordo? Ci vediamo prossimamente al prossimo allenamento. Ciao a tutti.